30 seconds. Nel 1969 Neil Armstrong mise piede sulla superficie lunare. Verrà ricordato come il primo di soli 12 uomini che camminarono sulla Luna. It's one small step for man, one giant leap for mankind. Ma nel 1961, quando Kennedy promise di mandare l'uomo sulla Luna, la NASA era in grado a malapena di mandarlo in orbita. Fu un grandissimo shock. Stavamo passando dal mandare un uomo nell'orbita terrestre al mandare tre uomini fin sulla Luna e poi farli ritornare. La NASA disponeva di meno di 10 anni per allenare una squadra di astronauti a superare le sfide misteriose di una missione sulla Luna. Un essere umano poteva sopravvivere in questo ambiente così ostile? Nessuno sapeva quali fossero gli effetti fisici e psicologici di un volo nello spazio. Gli astronauti non dovevano solo imparare a viaggiare attraverso lo spazio, dovevano anche imparare ad atterrare sulla Luna e a tornare indietro. Ma per la NASA, piantare bandiere e lasciare orme non era sufficiente. Tutti gli astronauti che avrebbero camminato sulla Luna dovevano fare delle simulazioni complete delle missioni, imparando a raccogliere campioni lunari, a condurre gli esperimenti, a fare belle fotografie. Quindi la chiave era allenarsi e ancora allenarsi. Stiamo parlando di un risultato perfino al limite di quello che potrebbe essere raggiunto oggi. Erano determinati, non si arresero di fronte alle sfide che dovevano affrontare. Alla fine divennero gli unici esseri umani ad aver esplorato un altro mondo. Questo documentario racconta l'incredibile storia di come la NASA addestrò i piloti migliori d'America per volare sulla Luna e fare il grande balzo per l'umanità. Magnificent sight out here. ...1958. Era in corso la Guerra Fredda e l'esercito degli Stati Uniti continuava a dominare la tecnologia missilistica. Ma la NASA era concentrata su un altro obiettivo. Solo un anno dopo che lo Sputnik era andato in orbita, la nuova agenzia spaziale americana annunciava pubblicamente il suo primo programma spaziale. Il progetto Mercury. L'obiettivo era portare un uomo nell'orbita terrestre prima dei russi. Mercury serviva a dimostrare che gli americani potevano andare nello spazio grazie alla tecnologia progettata dalle compagnie aerospaziali americane. Dobbiamo ricordare che più di 50 anni fa il panorama mondiale era dominato da una battaglia geopolitica tra due ideologie contrapposte. C'era l'Unione Sovietica col comunismo e gli Stati Uniti col capitalismo. Mercury era il programma che doveva portare gli americani in vantaggio per vincere questa gara. La ricerca degli astronauti ha inizio. La NASA ha bisogno di piloti capaci di affrontare le sfide misteriose di un viaggio spaziale. Così si rivolge alle eccellenze americane. L'esercito aveva fatto diversi test ad alta quota e ricerche molto rischiose nella stratosfera. Se si riusciva ad arrivare in alto fino alla stratosfera, ci si trovava in vantaggio rispetto al nemico. Un collaudatore doveva spingere l'aereo al limite delle sue capacità tecniche chiamate in sviluppo. Nessuno sapeva quali sarebbero stati gli effetti fisici e psicologici di un volo nello spazio. Non c'erano precedenti, così scelsero i migliori. Personale militare con un'eccellente idoneità fisica. Wrecked though it seemed to be, both the aircraft and the pilot survived to continue with the program. Per la prima selezione di astronauti, che divenne il gruppo Mercury 7, si sceglieva esclusivamente nella comunità di piloti collaudatori. Alcuni dalla Marina, alcuni dall'aviazione, dai Marines. Ma i piloti collaudatori erano l'obiettivo principale tra cui scegliere i candidati astronauti americani. The service records of 473 test pilots were selected for review. 110 met the basic qualifications.
Each must be a graduate of a Navy or Air Force test pilot school, 1,500 hours of flight time, qualified in jet aircraft, an engineering background, younger than 40 at the time of selection, and 5 feet 11 or less. La NASA riduce i candidati da 110 a 32. Quei 32 dovettero fare ogni analisi medica possibile e immaginabile. Furono punzecchiati e testati all'estremo. Nessuno sapeva che cosa avrebbero dovuto affrontare. Nessuno sapeva se si poteva mangiare nello spazio. Non si sapeva se il cuore avrebbe funzionato, se il sangue potesse circolare. In quel periodo i piloti furono al centro delle ricerche fisiche per capire di cosa fosse capace l'essere umano. Erano trattati come cavie e così dovettero sopportare ogni test, con sonde in ogni orifizio, anche quelli che non sapevano di avere, perché venisse selezionato il primo gruppo di astronauti che sarebbe andato nello spazio. Furono scelti per le loro abilità, la loro resistenza, le loro condizioni fisiche, il loro stato mentale. Erano i migliori, erano il meglio del meglio. Stavano cercando persone al massimo della forma, per capire come avrebbero risposto fisicamente agli ambienti estremi che avrebbero affrontato nel corso di un viaggio nello spazio. Il 10 aprile 1959, la NASA annunciò i nomi degli uomini scelti per condurre il primo programma spaziale americano. Alan Shepard, Gus Grissom, John Glenn, Scott Carpenter, Wally Schirra, Gordon Cooper, Dick Slayton diventarono noti come il Mercury 7. Acquisirono la fama di eroi nazionali scelti per conquistare la nuova frontiera dello spazio. Vengono programmati 6 viaggi in solitaria e il gruppo viene sottoposto a un estenuante programma di addestramento. Following their selection, the men reported for their training. The academic program includes astronautics. The astronauts are being educated in the basic skills required to make scientific observations, in addition to a penetrating study of the physiology of orbital flight. Finalmente, nel marzo 1961, la NASA seleziona l'astronauta Alan Shepard per essere il primo uomo americano nello spazio. The countdown begins at Cape Canaveral, Florida, for one of man's greatest adventures. 8, 7, 6, 5, 4, 3, clear the launching area. Lift off. All right, lift off, and the clock has started. This is Freedom 7, reading you loud and clear. Fuel is go 4G. 5.5 cabin. Oxygen go. All systems are go. What a beautiful view. Dopo il successo di Shepard, l'astronauta John Glenn diventa il primo americano a orbitare attorno alla Terra. Reporters learn from the astronaut's information officer if the most vital of all elements is ready, the man himself, John Glenn. All pre-start dial lights are correct, the ready light is on. The umbilical clear. Status check, pressurization, box tanking, you are go. Water systems, go. Mercury capsule, go. Roger, the clock is operating. We're underway. Godspeed, John Glenn. A little bumpy along about here. Roger, 0G, and I feel fine. Capsule is turning around. Oh, that view is tremendous. I risultati del Mercury provarono che l'uomo poteva stare nello spazio, sopravvivere e tornare a casa. Le missioni furono da manuale. Tutto andò secondo i piani. Ma il Mercury poteva stare in orbita solo poche ore. Poteva agganciarsi a un'altra navicella. Niente camminate spaziali. Si trattava solo di un uomo nello spazio. Questo si poteva fare. Ma quale sarebbe stato il passo seguente?
Le sei missioni Mercury sono un successo clamoroso che apre la strada ai metodi scientifici e di addestramento in orbita. Ma l'America sta già guardando al futuro. Ispirato dai risultati di Mercury, il presidente Kennedy fa una coraggiosa dichiarazione al mondo. I believe that this nation should commit itself to achieving the goal before this decade is out of landing a man on the moon and returning him safely to the earth. Credo che ora sia difficile apprezzare appieno l'impatto della promessa del presidente Kennedy di portare entro la fine del decennio un americano sulla Luna e farlo ritornare. L'era spaziale era iniziata solo da 4 anni. Gli americani, in svantaggio rispetto all'Unione Sovietica, in solo 8 anni avrebbero dovuto fare quello che a molti sembrava impossibile. Fu davvero un grande shock passare così all'improvviso da mandare un uomo nell'orbita terrestre per non più di un giorno e mezzo a 3 uomini che dovevano andare in missione fino alla Luna per poi tornare. Fu uno shock considerevole. Avrebbero dovuto affrontare un'infinità di incognite ed effettuare moltissimi test di volo, ma stavolta nell'ambiente spaziale. Quello che avrebbe spostato velocemente i limiti dell'ingegneria divenne realtà in questo magico periodo di esplorazione dello spazio. Se penso ai risultati ottenuti tra il 61 e il 70, provo ancora un senso di incredulità. Non solo per quello che è accaduto, ma per la velocità con cui affrontarono quelle sfide e la modalità con cui le gestirono, passando rapidamente alle fasi successive. Se la NASA vuole raggiungere l'obiettivo di Kennedy entro la fine del decennio, ha bisogno di un programma spaziale che individui la traiettoria per arrivare sulla Luna. Nasce così il programma Apollo. Ma il volo spaziale è ancora agli inizi e una missione sulla Luna presenta delle sfide colossali. A parte progettare e costruire gli strumenti per la nuova missione Apollo, la NASA avrà bisogno di una nuova generazione di astronauti che affronti la complessità di una missione lunare. Prima di fare un solo passo sulla superficie della Luna, gli astronauti dell'Apollo dovranno volare con precisione millimetrica per 250.000 miglia attraverso lo spazio profondo, eseguire manovre critiche di ancoraggio e navigazione, atterrare dolcemente in un luogo sconosciuto e ostile, prima di tornare sulla Terra in sicurezza. Letteralmente, un balzo enorme per la NASA dopo solo 6 giri attorno alla Terra. Per riempire il vuoto tecnologico tra il progetto Mercury e il programma Apollo, la NASA annuncia il programma Gemini, un programma più avanzato con 2 uomini. Grazie ai 10 voli Gemini tra il 1965 e il 1966, gli astronauti dell'Apollo potranno allenarsi per la missione sulla Luna. Nella corsa alla Luna, molte persone sottovalutano Gemini. Eppure, senza le 10 missioni con equipaggio, non ci saremmo arrivati entro il 70. Ogni aspetto della metodologia che servì per arrivare sulla Luna dovette essere testato nell'orbita terrestre bassa, e questa fu una grande sfida. Un essere umano poteva sopravvivere 2 settimane in questo ambiente di microgravità? Come si poteva far incontrare e agganciare 2 navicelle in orbita mentre viaggiavano a migliaia di chilometri all'ora? Come si potevano sperimentare le tecniche che avrebbero permesso a un essere umano di sopravvivere fuori dalla navicella in un ambiente così ostile? Nel programma Mercury queste prove non si fecero e in tempi piuttosto brevi fu progettata la navicella Gemini. Vengono scelti 16 astronauti per un addestramento avanzato. Gus Grissom, Wally Schirra e Gordon Cooper, che provengono dal programma Mercury. In seguito vengono selezionati altri 13 astronauti. Sono tutti piloti militari con lauree in ingegneria avanzata, ad eccezione di Neil Armstrong, un pilota collaudatore civile che lavora già per la NASA. Questi 3 settori, abilità di volo, conoscenze ingegneristiche e conoscenze teoriche, sono tutti molto importanti. Ma quando si entrava nel programma Gemini, ci si specializzava unicamente nelle capacità ingegneristiche.
perché bisognava testare tutto ciò che era alla base del programma Apollo proprio dal punto di vista ingegneristico. La costruzione degli strumenti per la missione Gemini è in corso. Le navicelle Gemini a due posti saranno più complesse della capsula Mercury. Usando strumentazioni aeronautiche familiari e controlli di volo avanzati, gli astronauti Gemini saranno in grado di far volare manualmente la navicella. La navicella Gemini fu progettata per due astronauti. Aveva un incredibile potenziale in termini di manovrabilità, ma anche in termini di durata. Gemini può essere davvero considerata la navicella dei piloti, perché allora gli astronauti erano coinvolti personalmente nella progettazione dei sistemi e di alcune funzionalità, non soltanto dell'Apollo, ma anche di Gemini. Uno dei principali obiettivi del programma Gemini era perfezionare le passeggiate spaziali. Per camminare sulla superficie della Luna, l'uomo doveva prima uscire dalla sua navicella. Gli astronauti Gemini sono i primi ad allenarsi per queste particolari passeggiate, conosciute come EVA, attività extraveicolari. Imparare a sopravvivere e lavorare fuori dalla capsula diventa la priorità della NASA. Allenarsi per le passeggiate spaziali è complicato se sei sulla Terra con la forza di gravità. Inizialmente gli astronauti dovevano fare un allenamento su pavimenti ad aria compressa, in cui si trovavano su una piattaforma sopra una superficie liscia. L'aria veniva pompata da sotto la piattaforma e si scivolava attraverso il pavimento. Gli astronauti si esercitano usando l'unità di manovra manuale, chiamata anche pistola, un dispositivo che permetteva ad un astronauta di sparare ossigeno pressurizzato con piccoli getti per controllare la sua velocità e direzione. La NASA aumenta anche i suoi allenamenti a gravità zero per simulare l'assenza di peso nello spazio. Il modo migliore per allenarsi a gravità zero era quello che si chiama Vomit Comet, cioè un aeroplano, un KC-135 senza sedili, che avrebbe eseguito delle curve paraboliche. After a pull-up at 2.5 G, a 35-degree climb results in 15 seconds at 0 G. The maneuver ends with a 35-degree dive and pull-out at 10,500 feet. Per 20 o 30 secondi si riesce davvero a creare l'assenza di peso. Ogni missione Gemini è progettata per rientrare nell'atmosfera terrestre sull'Oceano Pacifico e dopo l'ammaraggio la capsula viene recuperata da una portaerei della Marina americana. Per questo era essenziale saper sopravvivere in acqua. Gli esercizi in acqua includevano l'evacuazione d'emergenza della capsula dopo l'ammaraggio e le prove del recupero in mare tramite elicottero. Gli astronauti non dovevano solo imparare a volare nello spazio e a usare gli strumenti, dovevano anche sapere cosa fare se qualcosa non funzionava. Nel caso di un rientro d'emergenza sulla Terra, la capsula Gemini poteva atterrare in un deserto o in una giungla remota al posto dell'ammaraggio programmato. Come ulteriore misura di sicurezza, la NASA sottopone gli astronauti a un rigoroso addestramento di sopravvivenza. Va detto che questi astronauti erano anche ex collaudatori e soldati che avevano frequentato corsi di sopravvivenza, quindi erano conoscenze che possedevano già. Imparare a lavorare in squadra, perché ne va della tua vita, si fa anche nell'esercito. La tua squadra diventa la tua famiglia. E quando fai dei corsi di sopravvivenza in mezzo al deserto, devi per forza fidarti dei tuoi colleghi. Quindi la tua sopravvivenza dipende dal lavoro di squadra. È evidente che il corso di sopravvivenza è parte integrante della formazione di un astronauta. Il 23 marzo 1965. Il veterano Mercury Gus Grissom e John Young si preparano a condurre la prima missione Gemini in coppia. This is Gemini Control. The count T-minus 1 minute, T-minus 60 seconds and counting.
L'obiettivo primario è testare la nuova navicella Gemini completamente manovrabile. Durante le 5 ore di missione, gli astronauti controllano i propulsori regolando la forma e l'altitudine dell'orbita. Gemini 3 è un successo e così inizia il perfezionamento delle tecniche di volo che saranno vitali per le missioni sulla Luna. Nel giugno 1965, gli astronauti Ed White e Jim McDivitt pilotano il Gemini 4. Nella prima missione, che dura più giorni, completano 66 orbite attorno alla Terra. L'astronauta Ed White effettua la prima passeggiata spaziale americana. Ok, I'm out. Ok, I put a little roll in, took it right out. I'm under my own control. Legato alla navicella, Ed vola nello spazio per più di 20 minuti. Era la prova che le tute spaziali funzionavano, che gli esseri umani potevano operare nel vuoto. La sfida successiva era scoprire se si potessero fare dei lavori, e qui arrivarono le difficoltà. Gemini 9, Gemini 10, Gemini 11, Gemini 12. Quattro missioni per provare a capire come sarebbe stato svolgere mansioni fisiche nello spazio, un ambiente a dir poco spietato. Gemini 9. La NASA capisce che fare una camminata spaziale è difficile. Eugene Cernan, che fu l'ultimo uomo ad andare sulla Luna, era al suo primo volo nello spazio e perse un sacco di peso, qualcosa come 5 o 6 kg, sudando nella sua tuta spaziale, e a stento riuscì a tornare alla capsula Gemini sano e salvo. Gemini 10, Gemini 11. Durante queste missioni, quando gli astronauti eseguivano dei compiti, le loro tute spaziali si surriscaldavano. Apparve quindi evidente che lo sforzo muscolare necessario rendeva quelle sfide davvero impegnative. Se la NASA non risolve queste sfide, non riuscirà mai a mandare un uomo sulla Luna. L'ultima passeggiata spaziale Gemini spetta a un astronauta novello, Buzz Aldrin. Essendo un subacqueo esperto, Aldrin esegue un nuovo programma di allenamento sott'acqua chiamato galleggiamento neutrale. In an inflated pressure suit, astronaut Edwin Aldrin, pilot for Gemini 12, is weighted with 60 pounds of lead. He is positioned at the prepared workstation by trained scuba divers. Il galleggiamento neutrale è la simulazione migliore di microgravità, così la chiamiamo, che si possa fare sulla Terra. In altre parole, è un ambiente senza gravità. I membri dell'equipaggio e le cose su cui devono lavorare vengono immersi in una cisterna d'acqua. In seguito si regola il loro galleggiamento in modo che restino in posizione e si possano orientare molto liberamente. Underwater simulation creates a condition of neutral buoyancy. It gives the pilot an effect quite similar to that of zero gravity. È assolutamente essenziale allenarsi, in particolare sulla durata degli interventi.
e ovviamente anche sull'assenza di peso. The jobs now performed underwater by pilot Aldrin are those which will be done on Gemini 12. Molti dei problemi che si erano manifestati in precedenza scomparvero. In parte fu merito delle capacità di Buzz, ma molto era dovuto anche a ciò che gli astronauti impararono dalle difficili passeggiate spaziali precedenti. Se i piloti collaudatori non avessero incontrato quei problemi, non avremmo raggiunto il livello di esperienza che invece ottenemmo quando, nel novembre del 66, il Gemini 12 compì la sua missione. È l'ultima possibilità per una perfetta attività extraveicolare. Grazie al training del galleggiamento neutrale, Buzz Aldrin fluttua nello spazio per più di 5 ore. Hey, congratulations! Nel dicembre 1965, la NASA lancia gli astronauti Frank Borman e Jim Lovell in una missione di 14 giorni per studiare gli effetti a lungo termine del viaggio spaziale sul corpo umano. Dopo 11 giorni di missione, la Gemini 7 viene raggiunta in orbita dalla Gemini 6A. Gemini 7, are you able to see in the windows of 6 very easily? Roger, we're just flying a nose-to-nose, approximately 15 feet apart. Roger. I quattro astronauti eseguono il primo rendezvous tra due navicelle con equipaggio. How does it feel for the United States to be the new record holder? At last, huh? Roger, congratulations. Dopo due settimane nello spazio, Borman e Lovell ritornano vittoriosi sulla Terra, dimostrando che l'uomo può sopravvivere ai viaggi di lunga durata. Il programma Gemini spinse ogni membro dell'equipaggio ai propri limiti fisici e psicologici. Gemini fu programmato per realizzare i tre compiti principali prima di una missione sulla Luna. Volo di lunga durata fino a 14 giorni, attività extraveicolari, cioè le passeggiate spaziali, e infine c'era l'incontro e l'aggancio, essenziali per tornare sull'astronave madre dalla superficie della Luna. Senza Gemini, tutte queste cose avrebbe dovuto farle il programma Apollo e saremmo stati in ritardo di anni. Tutti gli astronauti che andarono sulla Luna con le missioni Apollo arrivavano dalle ultime 5 missioni Gemini. Questa era la dimostrazione che gli uomini scelti erano quelli giusti. Uomini determinati, che non si arresero di fronte alle sfide che dovevano superare e che infine divennero gli unici esseri umani ad aver esplorato un altro mondo. Mancavano meno di 4 anni al termine indicato da Kennedy. L'attenzione era concentrata sull'enorme sfida del programma Apollo e mandare l'uomo sulla Luna entro la fine del decennio. Quando il programma Gemini si concluse, la progettazione e la costruzione dell'attrezzatura dell'Apollo era a buon punto. Con tutte le competenze necessarie per effettuare e supportare una missione sulla Luna, queste macchine sofisticate dovevano essere pilotate da astronauti altamente qualificati. A questo punto esisteva un veicolo composto da due navicelle indipendenti. Comprendeva un modulo di comando, cioè la parte che sarebbe tornata sulla Terra, che ospita gli astronauti e che orbita attorno alla Luna, e il modulo lunare, un veicolo incredibilmente leggero ed essenziale, che aveva il compito di portare due astronauti sulla superficie della Luna, per poi riportarli in orbita sul modulo di comando. I livelli di complessità erano elevati. Tre membri dell'equipaggio distribuiti su due navicelle. È chiaro che tutti non potevano imparare tutto. Per questo la specializzazione dei ruoli era assolutamente fondamentale per gli astronauti assegnati al programma Apollo. In seguito, i piloti del modulo di comando guidano speciali simulatori, provano l'ancoraggio, la navigazione e altri voli orbitali attorno alla Terra e alla Luna. Intanto, i comandanti e i piloti del modulo lunare perfezionano le delicate procedure di atterraggio con dei simulatori. Le persone più subdole, machiavelliche e incredibilmente odiose che si possano incontrare in un programma di addestramento si chiamano supervisori di simulazione, SimSup.
Il loro lavoro consiste nell'escogitare qualunque possibile problema che un equipaggio possa incontrare, e anche di più. Hanno il compito di provocare senza pietà nell'equipaggio lo stress psicologico, emotivo e ambientale più pesante che si possa immaginare, per poi osservare come lo affrontano. Questi signori sono fondamentali per l'intero processo di addestramento. Verrebbe voglia di prenderli e strangolarli, ma sono fondamentali perché stressano gli astronauti oltre i limiti che sono convinti di avere. Ed è proprio in quella zona nascosta del potenziale di un astronauta che i SimSup cercano di fargli trovare nuovi modi per risolvere i problemi. Quindi sono importanti. I SimSup sono brave persone. Per allenare gli astronauti ad atterrare sulla superficie lunare, viene sviluppato il veicolo di atterraggio lunare di ricerca. Questo velivolo simula l'operatività del modulo nella debole gravità lunare. Attraverso il programma Apollo bisognava portare a termine una nuova fase di addestramento. Ovviamente dovevano imparare ad atterrare sulla Luna e così progettarono il veicolo di atterraggio lunare di ricerca. Era un grande motore con attorno una struttura leggera e i comandi simulavano un volo basso a velocità lenta con un rateo di discesa ragionevole, in modo da permettere un allenamento realistico e poter provare l'avvicinamento e l'atterraggio. Era una riproduzione incredibilmente fedele, in termini di comandi, del modulo di escursione lunare e per questo era una risorsa molto, molto importante. Ma queste macchine sono instabili e difficili da pilotare, perfino per i piloti migliori d'America. 3 dei 5 simulatori costruiti vanno distrutti in diversi incidenti. Ci furono incidenti anche per Neil Armstrong nel 1968. L'astronauta si salvò una frazione di secondo prima che il veicolo si schiantasse in fiamme. Era un lavoro altamente rischioso e di certo l'allenamento sul veicolo di ricerca aiutò a preparare gli astronauti a far atterrare il modulo lunare sulla Luna. Comunque, atterrare non è sufficiente. Una volta sulla Luna, gli astronauti dovranno uscire dalla navicella per camminare sulla sua superficie. Il programma Apollo doveva operare sulla superficie lunare, ma sulla Luna c'è soltanto un sesto della forza di gravità che c'è sulla Terra. Quindi, in qualche modo, dovevano riuscire a simulare le condizioni di un sesto di gravità e, per farlo, vennero utilizzati con successo tantissimi metodi. Uno dei più spettacolari era restare appesi a una struttura in posizione orizzontale e camminare lungo un muro appesi a una serie di corde elastiche. E le corde avrebbero fornito la giusta quantità di forza di richiamo contro il muro in modo da permettere di praticare vari tipi di camminate e deambulazioni, saltelli e movimenti simili in un ambiente relativamente realistico. Era possibile riprodurre la gravità lunare e in questo modo si potevano valutare le capacità degli astronauti di camminare sulla Luna, ma anche di usare gli strumenti e infine i veicoli con le ruote. L'obiettivo era addestrare gli astronauti al lavoro che li avrebbe aspettati sulla Luna. 1968. La NASA lancia l'Apollo 7. La prima missione con equipaggio del programma fa un test di volo del nuovo modulo di comando con 3 uomini nell'orbita terrestre. Beautiful. That was outstanding. Real fine. 10, 9, we have ignition sequence start. All engines running. Lift off. We have lift off. The tower is clear. 2 mesi dopo, l'Apollo 8 conduce il primo test di volo con equipaggio del Saturno 5. Apollo 8 è la prima missione a volare sulla Luna dove l'equipaggio conduce dei test sul modulo di comando nell'orbita lunare. La missione effettua con successo le procedure di navigazione e orientamento essenziali per l'allunaggio. The beginning, God created the heaven and the earth, and God said, let there be light,
And there was light. Marzo 1969. L'Apollo 9 esegue i primi test sul modulo lunare. How does that sports car handle, Jim? Pretty nice. Per la prima volta l'equipaggio riesce ad ancorare con successo il modulo di comando e quello lunare. Apollo 9, everybody's happy as a clam here, looking good. Oh, this is very good. Maggio 1969. L'Apollo 10 torna sulla Luna. La missione effettua una prova completa dell'allunaggio volando a solo 8 miglia dalla superficie. Dopo aver completato i test, arriva il momento di tentare un allunaggio. Luglio 1969, l'Apollo 11 è pronto per il lancio. 5, 4, 3, 2, 1. Liftoff, we have a liftoff. Stand by for one Bravo. One Bravo. That's good, fine. Real good. Four forward, drift into the right level. Okay, engine stop. Houston, the Eagle has landed. We copy you down, Eagle. That's one small step for man. One giant leap for mankind. Dopo quasi un decennio di dedizione, la NASA ha vinto la corsa alla Luna e gli astronauti Armstrong e Aldrin diventano i primi dei 12 uomini che camminarono sulla sua superficie. L'Apollo 11 fu un enorme successo per la NASA perché dimostrò che il piano di missione e il modo in cui il programma aveva previsto tutte le varie fasi, le tecnologie e le strumentazioni aveva funzionato perfettamente. Quindi fu una vittoria ingegneristica. Per il nostro mondo si aprì un nuovo capitolo sull'esplorazione di altri mondi. E il fatto che un essere umano potesse lasciare la Terra, che era la sua casa, la culla dell'umanità, per camminare sulla superficie di un altro mondo fino ad allora sconosciuto, era un passo molto significativo per l'umanità in generale. Anche se la corsa allo spazio era una lotta politica, i benefici scientifici dell'obiettivo di Kennedy non si fermano alla NASA. Se gli astronauti potevano esaminare la superficie lunare, la conoscenza umana della Luna, della Terra e del nostro sistema solare sarebbe aumentata. Dopo il successo dell'Apollo 11, la NASA programma altre 6 missioni di allunaggio. Ogni missione ha i suoi obiettivi specifici e la NASA accelera la formazione scientifica degli astronauti. Era importante che tutti gli astronauti che sarebbero andati sulla Luna, sia che avessero un passato da militari o da civili, fossero istruiti nel riconoscimento delle varie rocce. Così furono sottoposti a molti programmi di formazione imposti come il Grand Canyon. Andarono perfino in Islanda e alle Hawaii per osservare i terreni lavici, dove illustri geologi insegnarono loro a riconoscere le rocce e a interpretare i rapporti d'età tra di esse. Facevano anche molti esercizi di gruppo in cui osservavano le rocce al microscopio e a occhio nudo. Fu un'esperienza molto preziosa e vennero istruiti da alcuni dei migliori geologi del mondo. Quando gli astronauti arrivarono sulla Luna, per prima cosa osservarono la totalità dell'area e ne riportarono una descrizione geologica. It's a relatively level plain cratered with a fairly large number of craters of the 5 to 50 foot variety and literally thousands of little 1 and 2 foot craters around the area. L'istruzione geologica li preparò anche a raccogliere le tipologie più appropriate di campioni lunari, in modo da affidare agli scienziati la gamma più ampia possibile. It's obviously very cohesive because it's the bottom of the core is not smooth, it's very jaggedy and fragmental like. Got it. Okay. What are you working on, Jack? I'm taking a pan. Very good. I'm coming right now. Dopo aver portato i campioni sulla Terra, la NASA e gli Stati Uniti decisero di condividere un po' di quel materiale con il mondo, così che tutti si sentissero parte di quell'esplorazione. In fondo eravamo andati sulla Luna come rappresentanti del genere umano, non di una nazione. We'd like to share a piece of this rock with so many of the countries throughout the world. We hope that this will be a symbol
of what our feelings are, what the feelings of the Apollo program are, and a symbol of mankind that we can live in peace and harmony in the future. Per sfruttare al massimo il potenziale scientifico di ogni missione, la NASA sviluppa un kit di strumenti per gli esperimenti sulla Luna, chiamato ALSEP. Ok, Bob, I've got my tools of the trade right here. Questi strumenti furono progettati da scienziati che volevano dare una risposta a domande specifiche sulla Luna. Come è fatta all'interno? Ci sono scosse sismiche? Qual è l'interazione tra la superficie lunare e l'ambiente spaziale circostante? Erano piccoli esperimenti scientifici che furono lasciati sulla Luna dagli astronauti in modo che continuassero a operare anche dopo il loro ritorno sulla Terra. E imparavano a installarli sulla Terra prima di andare sulla Luna. I'm gonna go deploy an ALSEP. Have at it. First I gotta find an ALSEP site. Well, we're off to see the wizard. Grazie ad ALSEP gli esperimenti possono continuare. Infatti le misurazioni tramite il laser lunare vengono studiate ancora oggi. Quindi ALSEP è una parte incredibilmente importante delle missioni Apollo. Oltre alla formazione scientifica e geologica, tutti gli astronauti Apollo ricevono dettagliate istruzioni fotografiche. La fotografia ovviamente era molto importante per la missione, sia come documentazione, sia come testimonianza per gli uomini sulla Terra. Le fotografie servivano anche per finalità geologiche, per l'analisi dei campioni. Una roccia andava fotografata prima di essere spostata. Dopo averla presa, bisognava fotografare e documentare il punto in cui si trovava. Insomma, non ci si aspettava di trovare nessuna forma di vita, ma nel caso bisognava fotografarla. Il contesto è tutto in geologia. Quindi, quando abbiamo un campione, dobbiamo sapere da dove proviene. Sulla Luna è molto importante perché tutte le rocce che sono state raccolte erano precipitate in quel luogo a causa di impatti o di altri processi complicati. Quindi facendo una foto del campione sulla Luna potevamo capire da dove provenisse quella roccia e avere informazioni sulla geologia locale. Quando gli equipaggi visitano siti geologici sulla Terra, si esercitano anche con l'attrezzatura da ripresa che useranno sulla Luna. Quelle telecamere erano difficili da usare principalmente a causa dei limiti della tuta. Il problema principale era l'inquadratura. Indossi un casco che è attaccato alla tuta più o meno all'altezza del collo, quindi puoi muovere la testa ma non il casco. Non puoi nemmeno guardare giù nel mirino. Di conseguenza dovevano imparare a posizionare la telecamera davanti a loro alla cieca e ci volle molto tempo. Mentre la missione procedeva, diventava sempre più sofisticata e veniva anche richiesto un addestramento per l'uso della ripresa delle immagini. Alcuni riuscirono meglio di altri perché erano naturalmente portati per la fotografia. Fecero un grande allenamento in questo campo, ma con risultati diversi. Le fotografie della Terra dalla prospettiva dell'Apollo sono state uno dei risultati più belli del programma spaziale. Si crearono addirittura movimenti di tutela ambientale. Quel puntino azzurro che galleggiava nello spazio aveva acceso l'immaginazione dei suoi abitanti, che ora volevano tutelare il loro pianeta. La ricerca della NASA di altre esplorazioni scientifiche si risolve in quelle che conosciamo come missioni J. All'improvviso, le missioni J introdussero una grande varietà di compiti che l'equipaggio doveva svolgere. E tutto questo si aggiungeva a un programma di addestramento già molto impegnativo. È interessante osservare come queste missioni si spostarono verso l'aspetto scientifico. Inizialmente la NASA pensava di privilegiare quello ingegneristico e ci furono diverse pressioni in questo senso. L'Accademia Nazionale delle Scienze bussava costantemente alle porte della NASA e così la NASA, va detto, cominciò con riluttanza a reclutare astronauti e scienziati le cui abilità principali non fossero il pilotaggio o l'ingegneria. Cominciò con Harrison Schmitt sull'Apollo 17. Infatti fu introdotto lui al posto di un altro, così che la NASA potesse dire «Ecco, abbiamo mandato anche uno scienziato sulla Luna».
E infatti fu essenziale per scoprire la posizione di alcuni detriti vulcanici, il famoso terreno arancione. There is orange soil. Well, don't move it till I see it. It's all over. Hey, it is. I can see it from here. It's orange. Fantastic, sports fans. That is really orange. Avere un geologo sul posto fu molto utile per il riconoscimento di rocce che forse alcuni degli altri astronauti non avrebbero saputo interpretare. Schmidt ha aperto la strada agli astronauti scienziati e poiché la NASA sta progettando di tornare sulla Luna, di andare sugli asteroidi e su Marte, non ho dubbi che i geologi faranno parte di queste esperienze, così potremo sfruttare al meglio le informazioni scientifiche provenienti da queste missioni. Nella preparazione delle ultime tre missioni Apollo, la NASA istruisce i suoi equipaggi a manovrare un piccolo veicolo a due posti, il rover lunare. Man, this is a fun ride. My gosh, this is really something. Man, you are really bouncing. Uno dei problemi con le prime missioni, Apollo 11, 12 e 13, che fu poi risolto nella 14, è che si poteva esplorare solamente un'area a dir poco limitata del suolo lunare. Questo perché gli astronauti non si potevano allontanare molto dal modulo lunare, il che significava che potevano esplorare un'area geologicamente poco variegata. Quindi pensarono che avere un veicolo con cui percorrere il suolo lunare ad una velocità maggiore di quella che potevano fare a piedi significava raccogliere un maggior numero di dati scientifici. Okay, doing 10 clicks. Outstanding. This is really some machine. And as he turns, he skids just like on snow. It's just like driving on snow, Houston. By golly. Yeah, I know all about that. I know you do, but us Florida boys don't know much about it. Se consideriamo la quantità di superficie lunare esplorata, ai tempi della missione Apollo 17 parliamo di 15 o 20 miglia. I risultati del lavoro sul campo, la quantità di dati che è emersa, la quantità di campioni raccolti, di documenti prodotti, fu assolutamente di prim'ordine. E infatti dimostrò che il programma Apollo aveva dato prova che non c'è niente di meglio che avere un osservatore addestrato, sia esso sulla Luna oppure in futuro su Marte. L'Apollo 17 abbandonò la superficie lunare il 14 dicembre 1972. Non fu solo la fine del programma Apollo, ma del più grande capitolo della storia dell'esplorazione umana. Quando Kennedy promise di mandare l'uomo sulla Luna, la NASA era in grado a malapena di mandarlo in orbita. Eppure, poco più di un decennio dopo, la NASA aveva riempito con successo il grande vuoto tecnologico tra il programma Mercury e l'Apollo, nonché l'oceano di spazio tra la Terra e la Luna. L'addestramento del programma Apollo fu essenziale per riuscire ad avvicinarsi al programma Shuttle. Ed è per questo che la NASA è fiera di far conoscere tutte le esperienze fatte nel corso degli ultimi 50 anni. Questa è la base, è la struttura considerata come un modello per tutto ciò che è venuto dopo. Penso che l'eredità più importante sia che ora ci sono due generazioni di ingegneri che traggono ispirazione dai risultati ottenuti non solo dagli astronauti, ma anche dagli ingegneri. Stiamo parlando di un risultato che è chiaramente al limite perfino di quello che potrebbe essere raggiunto oggi. Un risultato che ha creato un obiettivo a cui gli ingegneri mirano ancora, anche ai giorni nostri. È un punto di riferimento, quel risultato. Oggi guardiamo e ci stupiamo dei risultati scientifici e tecnologici della NASA degli anni 60. Ma non dovremmo mai dimenticare o sottovalutare il coraggio, l'abilità
e la dedizione del corpo di astronauti Apollo. Uomini di grande intelligenza e ottimi piloti che misero a repentaglio la propria vita per rispondere alla chiamata di Kennedy. I think many people have contributed to this pinnacle we've reached. Some have contributed more than others, and we know of 14 individuals who contributed all they had. And because of that, why we left a small memorial on the moon in a small subtle crater. There's a simple plaque with 14 names. And those are the names in alphabetical order of all the astronauts and cosmonauts who have died in the pursuit of exploration of space. Near it is a small figure representing a fallen astronaut. Guardando il gruppo di astronauti dell'Apollo, subito si pensa che fossero uomini in gamba pronti a buttarsi senza pensare alle conseguenze. In realtà avevano tutti personalità diverse. La cosa che davvero li accomunava, e penso che valga anche per gli astronauti di oggi, era la dedizione assoluta al loro compito, un reale impegno nel lavoro di squadra e la consapevolezza che quello che loro stavano facendo era semplicemente la punta di una piramide costruita dalle conquiste di migliaia di altri uomini prima di loro. E io credo che l'eredità dell'esperienza Apollo abbia fornito il modello perfetto per gli equipaggi futuri. Tra il 1968 e il 1972, 24 uomini sono andati sulla Luna e 12 ci hanno camminato sopra. Quando Neil Armstrong fece quei primi storici passi, non rappresentò solo l'abilità dell'uomo di superare qualsiasi sfida, ma simboleggiò il coraggio e la determinazione di pochi uomini straordinari che avevano la tempra degli eroi.